But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Ma ciao, ciao a tutti, io sono già qui con il mio goccetto di vino, ragazzi. Guardate che carina questa. Questa faccettina che sorride e che piange veramente dal ridere. E qua c'è veramente da piangere dal ridere. Siamo arrivati adesso a casa, insomma il tempo di docciarci. E adesso mangiamo gli occhi di bue perché è tardi, ragazzi, sono le 9 e 10 minuti. Quindi mangiamo gli occhi di bue con un po' di vino, ragazzi, perché non c'è altro da fare. Tra l'altro oggi veramente io sono arrivata a casa che non volevo neanche mangiare, poi però dopo mi viene la fame, ma perché oggi abbiamo mangiato veramente tantissimo dalla mamma. Io sono abituata a mangiare tanto, ma di una cosa sola, no? Tipo un bel piattone di pasta e basta, o se no un bel secondo e basta, o se no mi sfondo di dolci e basta, o se no un bel piatto di salù, cioè avete capito, no? Non sono abituata a mangiare primo, secondo e contorno a casa, no? E quindi niente, invece oggi la mamma ha fatto la pasta e ne ho mangiato un bel piatto con le acciughe salate, l'aglio eccetera, e loro invece l'hanno mangiata con dei würstel. Poi ha fatto della carne e ho mangiato una fettina non tanto grande, ma anche una fettina di carne. E poi aveva comprato in un banchetto dei sapori, in un mercatino dei sapori tipici del Trentino, dello strudel. Ce lo siamo finito, cioè una fettina, due fettine, tre fettine, insomma la michelina si è sfondata. Quindi cioè, ho mangiato veramente tanto, infatti non ho fatto neanche merenda, ero proprio bella sazia, tant'è che gli ho detto a Marco, ma io vado a casa, ma mi posso anche sorseggiare un goccino di vino e basta, no? Perché sapevo che era aperto da ieri. E però adesso ho detto, vabbè, ma due occhi di bue, e insomma niente, basta. Abbiamo già sfondato, continuiamo a sfondarci. Cioè, come si dice che oggi è martedì e la dieta si comincia di lunedì, no? Quindi no, scherzo, ragazzi. Io cosa vi devo dire? Tra l'altro, poi Marco mi dice, sì, vengo a mangiare gli occhi di bue, poi alla fine non li mangia mai, me li mangio tutti io. Ma va bene così. Se non vuole mangiare. Ora, ma si tocca niente? No, a me non mi interessa. Non dare la piccola barella, ma è rapida. Io voglio vedere. Barella, come prendere? Sì, però amore, io voglio vedere il grande fratello. Stai la prendendo. Via, no, via. Stai prendendo un. Questo è rigore, eh? Questo è rigore. Questo è rigore, eh? Barella. Cos'è? No. No, no. Un po' parliamo. Vediamo se gli regge. Basta. Basta cosa? Tra l'altro oggi cambio di clima violento. Nel senso, perché da ieri che c'era un caldo, ero a fare il bagno, tempo grigio, piovigginio, un pochettino di abbassamento della temperatura. Vabbè, è il primo di novembre, ci sta. Però diciamo che ero abituata bene. Mm.
Gialli, gialli. Ma hanno la divisa gialla? Prendi da. Non lo fai. Ma un po' sono la testa come te. E gli altri sono? Bayer. Amore, tu però stai guardando partite che non sono nel campionato. Stai guardando delle città. Basta, una cosa non quando arriviamo al campionato. Guarda, le ultime partite poi adesso per un mese e mezzo, due, non guardo più partite. Non guardavi neanche il campionato. Non guardo più neanche il campionato. Non guardavi neanche, neanche il campionato. Mm-hmm. Perché non c'è? No, ma ancora mi si arrabbia. Chiudi. No. No. C'è la cosa di cucina, eh? Di là non ti vieni. Ah, però. Capito? Perché non te ne vai di là? Cambia il volume. Perché sto mangiando, si mangia in cucina, non si mangia di là. Ormai c'è un modello, puoi mangiare in bagno. Comunque, ieri era Halloween. Abbiamo acceso la nostra zucca patita. L'abbiamo messa sul terrazzo. E poi quando si è spenta la candela l'abbiamo tolta. E siccome ci siamo affezionate alla nostra zucca patita, l'abbiamo portata in ufficio, l'abbiamo messa in giardino. Poi se ovviamente, insomma, non lo so, se si degraderà, la butteremo via, però non ce la facevamo a buttarla via, ci siamo affezionati. E io ero in spiaggia con la mia amica, invece Marco era in ufficio, ma gli avevo già lasciato il cestino con le caramelle, quindi tutto organizzato. E infatti sono passate varie mascherine e gli ha dato le caramelle. E quella cosa lì fino a farlo? L'ho preso io? Vero, vero. Allora, no, sì, non finito a me servono, eh. Perché? Sei bravo? Si può trovare il bambino. Mia mamma deve averne un pacco in casa. Dobbiamo prenderglieli. Ho fatto la carne, la pasta, ho visto le acciughe. Di cosa facevo io stasera? Vedi, sei spostata proprio. Devo fare il riso. No, questi. Sbaglio, sbaglio una serie di passaggi. Questi mi bastano. Però. Dobbiamo fregare la mamma. Amore, c'è tutte le bricioline lì. Guarda, qua, guarda, no, qua e qua. Secondo la prassi di Marco, sai cosa succede? Adesso io finisco di bere e me ne vado di là sul divano. Lui con la scusa che sta qua a finirsi di guardare la partita, che sembra che lo faccia per me, no? Come per dire, vai pure sul divano, io sto qua. Capite cosa fa? Si mangia l'impossibile. Uno, due, tre. Aspetta che io dormo e ci metto veramente uno, due, tre. Apre il frigo e si finisce i salamini. Guarda, finito il salamino. Ma ce ne sono altri salamini, li puoi aprire. No, non li ha altro.
E come mai allora poi finisce sempre salame? Perché poi dopo per via. Ma finisce nella pappella. Allora, ci vediamo un gozzo, che io sono buttato. Perché devi mangiarlo col salame? Sì. Hai visto che l'hai ammesso? Che ti amo. Ti amo, amore. Allora, ieri con la mia amica ero lì, iniziavo a sgretolarmi perché avevo già... Allora, il gel era impeccabile, non aveva una sbeccatura. Allora, avevo grattato un'unghia e avevo tolto quindi quest'unghia qua, ma era lunghissima, eh. Avevo delle unghie lunghissime, io mai portato delle unghie così lunghe. Perché? Perché sotto il gel crescevano non senza sbeccature, no? Me le proteggeva il gel. Il gel era senza sbeccature ed era praticamente perfetto. Solo che poi io non lo so, ho iniziato, sapete come sono io che gratto checca, quindi praticamente ho tolto questa, poi alla fine ho detto ma questa mano si offende, quindi praticamente non veniva neanche via, ho sgretolato questa, e poi cosa è successo? Che praticamente avendo queste due dita libere, ho iniziato a sbeccarmi, ma l'unghia, non il gel, perché il gel non c'era già più. Alla fine ho tolto tutto il gel a mano e mi sono tagliata le unghie perché non ce la facevo più, ragazzi, io non sono abituata. Quindi praticamente le ho tagliate tutte perché non ce la facevo più. E ora sto resistendo a non mangiarle, però ragazzi, cioè, sto già meglio. E ora niente, sono più io. Ma si può prendere quella maglietta secondaria? Cioè, quarta, terza. E va, perché adesso sono a Bayer a giocare? Sì. Non so se la quarta, la terza o la seconda. Ma quindi usano la maglietta... La maglietta... Per vendere, amore. Più magliette sicure che siano, più te la compri, no? Ma avete sempre Inzaghi? Sì, sì. Bravo Cristo. Mi dispiace. Ma mi lasci un attimo? Sì, sì, certo. È lì. Ma figurati che non te lo lascio. Comunque mi dispiace per voi perché cosa vi devo dire? D'altronde. E niente, io non so se voi sapete del mio nuovo colore e stile. Hai bevuto? Va di là. Però ho l'impressione che adesso Halloween è finito e devo fare un po' qualche... Anche se non mi dispiace, devo fare qualche accorgimento. Comunque andremo a parlare di là perché qua mi rompe le palle. Marchino però saluta. Ciao a tutti. Grazie. No, bene. Viva il banana. Ciao, ciao a tutti. Partita. Nella fase di costruzione il Bayern di Monaco allarga molto comando. Ok, io sono spaparanzata sul divano, i cagnolini sono là con il Marchetto a vedere la partita perché gli ho detto ma i bauti li tieni tu? E lui mi ha detto ma come vuoi. Allora Bruno era a dormire, che si mette sul carrello che ho lì dalla porta e stava già sonnicchiando, quindi ci fa sì. Rocco in realtà guardava, voleva venire, ma in realtà... pensava cosa fa ancora Marco seduto in cucina, posso io ancora prendere qualcosa da mangiare, quindi voleva più stare lì che venire di qua e quindi niente, allora li ho lasciati di là. Vi stavo parlando dei miei capelli, allora i miei capelli e poi attacco il grande fratello. Allora i miei capelli sono color zucca melone, allora mio suocero mi ha detto che sono melone. E la stessa cosa me l'aveva detto il Marchetto prima che me lo dicesse mio suocero. Ora, il discorso è questo. Questo colore non mi dispiace. Allora, cos'è stato questo paciugo? Allora, è stato un paciugo? Anche no. Nel senso che è stata una cosa che non è stata calcolata, ma che era scontata. Adesso vi spiego. Allora, volevo, è già tantissimo prima dell'estate che non faccio una correzione colore,
perché con l'estate una cosa e l'altra erano fin troppo biondi, mi piacevano così. Ho detto adesso, andando comunque verso novembre, ho bisogno comunque, correggo un po' il colore, no? Per darmi un po' quella mancanza di sole che magari adesso in avanti non avrò. Quindi praticamente ho detto, siccome qua siamo un po' poco provvisti, no, di varie tinte, colori, eccetera, ho detto, ma va là, la prendo su Amazon. Quindi ho comprato su Amazon, ma non sono stata tanto a guardare. Ho guardato biondo freddo, insomma, ho guardato più che altro la nuance del colore e ho ordinato. Insomma, mi è arrivato tutto a posto e io non ho guardato più di tanto, né quando l'ho acquistato, né quando mi è arrivato. Insomma, giovedì faccio i lavori, poi mi metto, ho lavato il bagno e mentre passa Ambrogio, che tra l'altro è scarico, come del resto il Dyson, hanno deciso di scaricarsi immediatamente tutti e due insieme, vabbè, lasciamo perdere, questo è un altro discorso. Mentre passava l'Ambrogio, ho detto, io ho finito di lavare il bagno e mi faccio la tinta. Apro e vedo che non c'è solo il decolorante con l'emulsione, ma c'è anche la polverina decolorante. Ho detto, aia. Insomma, praticamente ho cannato e ho preso la tintura anche col decolorante. Allora io nell'immediato del mio pensiero ho detto, non ci metto la polverina. Poi però ho detto, ma non vorrei fare qualche danno, insomma, alla fine ho detto, faccio tutto quello che c'è scritto da fare, e insomma ho messo anche questa benedetta polverina, quindi alla fine della fiera ha decolorato, quindi è normale ottenere questo color pulcino, no? E ok, quindi era Halloween, quindi ho detto, ma me lo tengo. Ora però vorrei un attimino correggerlo. Allora sì che ho uno shampoo viola blu della L'Oreal, ma sapete che fa ben poco. E quindi, allora, questo colore qua è perfetto, però vorrei un attimino correggere questo color giallo arancio pulcino, insomma, paperotto, insomma, vorrei correggere un po' qua. E quindi niente, in casa ho solo un mio color cenere, che alla fine sarebbe il mio color originario da adulta, e quindi no, vorrei optare, perché siccome, sì, potrebbe anche andare bene, ma siccome qua sono diventati molto biondi, quasi platino sulle punte, allora vorrei, correggere un po' questo qua, però magari con un biondo un po' più freddo. Ora vediamo un po' cosa trovo qua a Levanto e cerchiamo di risolvere questo problema, che poi non è un problema perché in realtà io sono uscita tranquillamente così e mi potrebbe anche andare bene, però voglio vedere se riesco a trovare una nuance un po' più fredda da togliere un po' leggermente questo tono giallastro aranciato. E se no, a me lo tengo così, cosa vi devo dire? Niente, me lo tengo e via. Cioè, nel senso, il risultato è quello. Cioè, sapete che io non ho problemi ad uscire di colori strani, di colori verdi, aranci, gialli, giallognoli. Non ho problemi, ecco, io esco a tutti i modi, quindi ok. Mia madre... Ah, vabbè, mio padre mi ignora. Marco mi ha detto color melone, mio suocero anche mi ha detto color melone, senza che io gli chiedessi niente, poi tra l'altro. Mia madre invece all'inizio mi ha detto, ma va tutto bene, e gli ho detto, sì, grazie, sono tua figlia, accetti la cosa, no? Ma no, ma tutto sommato. Poi è venuta a vedermi sotto il sole, quando io ero in spiaggia, mi ha detto, Michela, sei un color veramente melone, paglierino, brutto, ma ti sei fatta proprio una tinta di merda. Allora, cioè, ho detto addio. E poi dopo gli ho detto, mamma, ma per davvero?
Si vede così tanto? No, ma perché eri sotto il riflesso del sole? Va benissimo, stai pure così. Quindi non si capisce. E quindi niente, io allora... cosa vi devo dire? Allora, io potrei stare benissimo così, però se trovo un qualcosa che penso possa migliorare la situazione, me lo faccio, me lo sparo. Altrimenti rimango così, non lo so, sono ancora indecisa. Sono ancora indecisa perché, boh, non lo so perché. Perché sono ancora indecisa. Comunque, detto questo e detto quest'altro, io ora mi lascio andare al Grande Fratello, a Morfeo, anche perché sono le 21:34, e questa mattina alle 6 eravamo ancora svegli con il TG delle 6, appunto, anche perché mi ricordo che ho detto a Marco: spengo la televisione perché tra 2 secondi finisce la diretta live del GF e comincia il TG. E non ce n'ho per niente voglia. Perché cos'è successo? Che abbiamo visto la puntata del Grande Fratello. Marco era sul computer, io ho guardato il Grande Fratello, poi come sempre mi sono addormentata più o meno nel momento delle nomination e quindi praticamente capite che è già l'una passata, io e i cani dormivamo, Marco si è addormentato anch'esso e ci siamo svegliati che erano le 4:30 passate, le 5. Che facciamo fare pipì ai cagnolini, che beviamo un po' di Coca-Cola per fare il rutto libero, che andiamo su, facciamo pipì, ci laviamo i denti, insomma una cosa e l'altra. Non avevamo più sonno, abbiamo guardato ancora un po' di live del GF che erano svegli e tutto questo, poi sono arrivate le 6. Sono arrivate le 6 che appunto finiva la live e quindi ho detto spengo, però anche quando una volta ho spento non riuscivo tanto a dormire, cioè nel senso, poi ce l'ho fatta, però niente, quindi nel senso adesso potrei anche dormire. E quindi niente, io mi sembra di avervi detto tutto, cioè tutto che poi non è niente di che, però insomma... ecco, domani è la giornata dedicata ai defunti e tra l'altro pioverà e tra l'altro c'è l'alerta gialla e quindi insomma non è un gran giorno, però noi lavoreremo perché sì. E poi niente, come tutti i comuni mortali andremo appunto a trovare i nostri cari defunti. Quindi niente, sarà una giornata un po' così. Mia madre ha deciso di fare lo stoccafisso perché ha detto che è un menù indicato per il giorno dei defunti e io gli ho chiesto ma perché, ma chi te l'ha detto? Però comunque insomma stoccafisso in umido e polenta a me va più che bene. E niente. No, non ti ho chiesto niente, seppiolina in umido, ma chi te l'ha chiesto? Ehi Siri? Niente, ha cercato seppiolini in umido, ma chi te l'ha detto? Va bene, ok. Quindi niente, domani il mio menù del pranzo sarà stoccafisso in umido con patate e forse polenta d'accompagnamento, ma a voi non è che ve ne frega più di tanto. Comunque, io vi do la buonanotte se mi state vedendo comunque in un periodo serale, che poi tra l'altro viene buio alle 5, non si può vedere. Se invece mi state guardando che è giorno, vi do il buongiorno, anche se io sto per nannare. Se mi state vedendo di pomeriggio, vi dico buona merenda. Insomma, la Miki va bene a tutte le ore del giorno, della notte e delle merende. E ci vediamo con un altro video, sempre con la Miki Color Fan. In questo video fatemi sapere come avete passato Halloween, come avete passato il cambio dell'ora e come avete iniziato il mese nuovo di adesso che è novembre.
E niente, fatemi, insomma, raccontatemi più che potete di voi, che a me mi fa tanto, 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 tanto piacere. Io vi bacio, vi abbraccio, ci vediamo al prossimo video, sempre con Amici Color Fa. Bacio, bacio, da me.